organizzatori per darci la possibilità di interloquire con la politica, però la politica scappa, questo è abbastanza evidente. È già un passo in avanti rispetto all'ultima giornata di ascolto del PD a Udine, in cui ci hanno messo all'angolo la Digos per impedirci di parlare. Quindi già il fatto che semplicemente uno può prendere il microfono, siamo già un passo avanti. Vabbè, io sono Giacomo, faccio parte di un collettivo che si chiama Intermittenti della Ricerca, che però mette assieme dottorandi, ricercatori, assegnisti. Un collettivo che ha la prima, come genesi, una questione fondamentale secondo noi, che è la prima cosa che volevamo condividere con tutti, il fatto che non ci si salva da soli nelle materie di questa università. Perché la prima cosa che avrei voluto imputare al PD, e che è la cosa più grave che è riuscito a fare in questi anni, è stata quella di far passare l'ideologia del merito e della competizione come elemento fondante di questa nuova università post riforma Gelmini. Cioè praticamente sono riusciti a metterci l'uno contro l'altro laddove invece i saperi si costruiscono cooperando, pure ideologia attraverso la quale però hanno smantellato progressivamente l'università. Volevo segnalare due cose. Se ci fosse la volontà politica, come giustamente diceva il professor Parisi, si potrebbero fare delle cose rispetto a quelle che sono le condizioni dei ricercatori precari in questo paese. Ad esempio, non so se avete visto, in questo periodo in giro per le università d'Italia scopolava una maglietta rossa con su scritto ricercatore precario. Allora, i ricercatori precari a vario titolo, con i vari inquadramenti che hanno, non hanno la possibilità di scioperare in questo paese, eppure con il loro lavoro fanno funzionare queste università. Quello che stanno chiedendo, oltre che gli venga riconosciuto lo status di lavoratore, è che gli venga riconosciuto anche il diritto a degli ammortizzatori sociali quando questo lavoro lo perdono, perché finisce il dottorato, finisce l'assegno di ricerca e stanno a casa. Non è che siamo tutti esterofili e ci piace andare in giro, è che non ci permettete di sopravvivere. Questa è la prima cosa. Per cui discol, ammortizzatori sociali per i precari della ricerca, sono veramente delle richieste basilari su cui un partito, non dico di sinistra, minimamente progressista, avrebbe la possibilità di dire qualcosa, e non lo fa, perché evidentemente c'è del dogma. Sarebbe bello sentire una loro risposta e non c'è. Seconda cosa, Ambur è esattamente l'incarnazione di quella macchina diabolica della meritocrazia e della competizione che schiaccia l'università. Praticamente hanno prosciugato in tutti i modi il fondo di finanziamento ordinario e ancora ci dicono che dobbiamo farci valutare per competere per le briciole, altro che giustamente la torta di cui parlava il professor Parisi. Bisognerebbe riuscire ad affermare tutti quanti, ogni docente che sta qui, ogni ricercatore, chiunque abbia avuto a che fare con Ambur, con la WQR, con tutte le sigle che arrivano dal MIUR ultimamente, sa benissimo, e lo dice in privato, quanto queste siano una follia. Sono state presentate come la cosa che salvava l'università dalla baronia e invece esattamente lo strumento ideologico e tecnico attraverso cui le baronie in questa università rimangono, perché siamo tutti lì a confrontare per far funzionare esattamente lo stesso assetto di potere di prima in assenza di risorse di finanziamenti. Bisogna cambiare il meccanismo di valutazione in questo paese, e mi fa piacere che una serie di docenti abbiano inscenato questo sciopero della WQR. Il problema è che lo devono fare non sui loro scatti stipendiali, loro che prendono magari 4.000 euro al mese, ma devono capire che in generale la valutazione in questo paese è lo strumento attraverso cui si impoveriscono le università. La CRUI stessa ha inaugurato una stagione di primavera dell'università. Se non vogliono essere solo i soliti chiacchieroni, dovrebbero avere la responsabilità e il coraggio di dire che il sistema così non può andare avanti e che le università si devono fermare per esigere più finanziamenti, più sicurezze sociali per i lavoratori all'interno dell'università e la possibilità di avere una qualità di didattica per gli studenti, perché non dimentichiamoci che di mezzo ci sono anche delle persone che pagano le tasse per provare a formarsi, che non hanno una lira, per cui i fondi per il diritto allo studio sono tagliati e che ha voglia a emigrare. Stiamo parlando di una generazione che fa lavori al nero a 4 euro l'ora, ok? Allora, questa è la situazione in generale nell'università per quanto riguarda i giovani ricercatori e i giovani lavoratori. Ci sarebbe il bisogno che qualcuno prendesse parole in maniera un po' più forte di generici appelli. È molto bella questa iniziativa e sarebbe importante riuscire a dare continuità a questa iniziativa. C'è stata un'assemblea a Napoli, ci sono diverse assemblee, si muovono delle cose nel mondo dell'università. Riusciamo a fare in modo di costruire dei momenti non ingessati con i cartellini, ma delle vere assemblee in cui tra studenti, ricercatori, docenti, lavoratori dell'università si riesca a discutere di come impedire al governo di continuare a prenderci in giro, perché ci stanno prendendo in giro. Grazie.